scelto per la macchinetta? Sì. Non l'ho vista io, praticamente il maestro di foto del club, che è un fotografo professionista, gli ho detto insomma perché cosa non volevo. Te l'ha consigliato. E me l'ha consigliata lui. Di lui mi fido proprio. Ci credo. Insomma. Poi gli ho detto piccola, c'è cioè, una compatta, quella grossa, tanto lo so che poi non mi porta, mi pesa troppo. Ah no, infatti. Però ci stanno le compatte buone. Questa calcola che c'è uno zoom che esce lungo così, quindi insomma il capello bianco. Sì, ecco l'ho visto. Sta qui. Costa neanche 300, 250 euro. Era buono, infatti. E chi gli hai chiesto? I tuoi? Non credo che tuoi chiamano. Però no, facciamo quello. No, 250 euro, quelle per occhi. Ecco qua, qualcun altro li vuole. Fotografo ufficiale di Italia Sfera. Deve essere attrezzato. Beh, questi fatti anche un corso. Lui mi ha detto che sì, almeno lui fa un pacchetto di 5 corsi, di 5 lezioni, in cui ti spiega le cose basilari, fondamentali, te la sa, insomma, volendo. Uno continua, ma tanto non posso fare mille cose. No, certo. Però il corso di 5 giorni, di 5 volte 5 me lo faccio. 5 lezioni si può fare tranquillamente. Sì. La vedi? La galletta. È suggestiva la ripresa con Loredana col cappello e. Sì, che è davanti. Sì, è suggestivo. Ci sta bene, guarda come ci sta bene, con un quadretto. Sì. Sì. Sì, ci sta bene che tu cammini e dietro tutto il verde e il tuo cappellino. La settimana prossima fate il compleanno voi due oppure Mattia. Capito? Vi dovete ricordare. 8, 9, 10. Tanto è facile. Se uno dopo l'altro. 11, c'è anche uno, 11 di Pietro. E Pietro. Cavolo, una settimana. Una settimana di compleanno praticamente. Allora, mercoledì e venerdì facciamo festa continua. Dovremmo farlo, tipo affittare qualcosa. Poi c'è il signore che invece lo fa il set, il signore praticamente che assiste di me. È il 7, quindi comincio con 7, 8, 9, 10. Tutta la settimana?
mi piace, punto. Cioè Alessandra è un gatto praticamente, non va d'accordissimo con l'acqua. Anche paragonato a un animale, io non amo l'acqua. L'amera. L'amera. La roccia, ma... Di che segno sei? Ariete. Ah! Terra e fuoco. Grazie. La mia terra e fuoco sta benissimo. Ascendente lo sai? Vergine. Perché sono vergine ascendente? Io sono la luna in vergine. Cioè praticamente c'è segno ascendente e poi la luna. Poi Mercurio, Venere. Sì, Davide, metti stiamo a Natale, sì, Natale, sì. No? Me l'ho fatto. Diciamo tutti l'altra volta. Gli astri che. Sì, esatto. Che ti influenzano, quindi ovviamente poi c'è. C'è il sole, sì. Poi la luna, poi certo. Viene a mano andando. I vari pianeti. Andando, sì. Comunque. Fino a più lontano. Io sono andata a cercarlo, la tua descrizione veramente sembrava che stesse parlando di me. È proprio. Il tema Natale. Comunque cavolo, gli arieti effettivamente si riconoscono, soprattutto le donne. Sì. Ma sì, perché ma adesso non ci stavo pensando, non avrei detto un segno. Però effettivamente io più arieti che conosco, hanno tutti questi capelli ricci, pure rosse. Io sono diventata rossa a 30 anni, sennò ero liscia bionda. Ah, tu sei proprio rossa, sei diventata sono rossa. Castana rossiccia, dopo faccio il richiamo di colore, però sono diventata rossa a 30 anni e ho lentiggini sparse in maniera un po' diversa dalle rosse perché ce l'ho, vedi, tantissimo sulle braccia, dalle ginocchia in su. Però... Le adoro le lentiggini. No, viene anche sul viso, però le copro per proteggerle. Ah, perché ok. Sennò le sono... Lei quando era piccola andavamo al mare e diventava piena di lentiggini. Quando era piccola, era riccia biondissima. No, ero liscia. No, quando eri piccola eri riccia. E ci stanno riccia. Delle foto che mamma diceva che pensavano che fosse una bambina tedesca. Mm. Che era proprio questi boccoletti, ma biondissimi proprio. Una cosa scurita. Allora, 30 anni rossa. Io la serie riete non lo so più. No, ma... Oi, ehi, c'è pa! Tu immagina sta salita l'altra volta a fare in bicicletta. L'hai fatta in bicicletta? L'abbiamo fatta in bicicletta, ma io sono arrivata su che ho buttato un polmone. No, infatti dopo un po' siamo ritornati indietro, perché poi davvero sta traiettoria cominciasse tutto così, con le salite. Però finché lo fai a piedi, alla fine si sente, ma... Lo fai in bicicletta, poi con questo che ti scivola la ruota. Certo, infatti. No, è stato brutto proprio. Si è allontanata. Oh, Ariete! Il genio della casa. Oh, stacca pure io. Venga, signori. Tu sei la più piccola e lei la più grande. Sì. Partiamo 10 anni di differenza quasi precisi, perché sono andata a marzo, lei aprile. Del 75 io 43. E in mezzo ci sono due maschietti. Tutti e due acquario. Stavo parlando con un'anziana scritta per aria, campagna. Ah, ma tu sei giovane. Sì, grazie. Ho 43 anni. No, no. Vabbè, l'altra volta a Peppe uno gli ha visto, stava a lavorare, c'era la fede, gli ha fatto... Ma non dici sposato un mucco troppo giovane? Quello ha detto, Peppe, io ho 43 anni. Ma che dici? Giuseppe è allucinante. Sì. Peppe quando mi ha detto che ce l'aveva 10 anni più di me non ci credevo. Infatti Peppe mi dice, sì, per 75. E poi io prima di Peppe sono stata con uno che ce l'aveva 20 anni più di me. Quindi quando ho conosciuto Livio? Quando ho conosciuto Peppe ho detto dai, questa volta me lo prendo mio coetaneo, perché basta, perché non è stata una bella storia quella che ci ho avuto questo tipo. Poi come parlando così, del 75. No. Io lo volevo giovane. Il giro è... Aspettiamo Lori. Aspettiamo Loredana.
qua comunque ci stanno dei pezzi tipo questo pezzo qua che sembra le Hawaii. Le Hawaii è così? Noi abbiamo fatto un'escursione sull'isola di Maui dove passa esattamente in mezzo a ste rocce e sono identiche. Wow. Sono proprio uguali. Comunque questo posto è incredibile, quanto è bello. Sì. Eccola. Sì, cioè sembra che sia nella foresta pluviale. Sì, pluviale. Sì. Significa... cioè, tipo... è parecchio rigogliosa. Sì, sì, poi sì. Sono i luoghi che più mi... poi mi guarda, Loredana, col cappello che sembra tipo quello dei cinesi. È quello che io ho detto prima, che ci sta troppo ci bene. Sta bene. Gli mancava l'asta, quella sulle spalle, che portava i due cosetti qua. Sembrava proprio cinese. È vero. Chissà come mai. Non so. Dove? Là. Aspettiamo un attimo Loredana. Ah, devi stare fermo, aspetta, ma io faccio una foto. Perfetto, gente, devi prendere peso. Ma mangio un gelato al giorno, solo? Come solo? Non ce la faccio, più di quello non ce la faccio. Cioè, un gelato al giorno, Vincenzo. È per i dilettanti. Sì, sì. È la me, cioè, è il normale. Lo standard. Io non ce la faccio a mangiare più di quello, cioè, per me. Guarda, è gravissimo. Anche perché comunque gli fagli di grande peso, perché tutti si immaginano che fanno bene, o no? No, di patate in tutti i modi. Infatti l'altra volta pure Roberto mi diceva le patate mettile dovunque. Patate, fatti insalate tipo 3-4 patate lesse, 2 uova sode. Ah, buono. Maionese. Macrobiotico. Leggerissimo. Comunque ieri ho pranzato con una teglia di patate al forno e fagiolini. Me l'ha fatta mia suocera. Così. Vabbè. Perché non avevamo le patate a basso? Impressione, le patate. Mamma mia, quante non le mangiare. No, le patate al forno sono troppo buone. Felice perché poi sono quelle nuove, quindi si sono fresche, si sentono. Con quella crosticina. I bambini hanno gradito assai. Un'altra rieta abbiamo qui. Sì. Ah, già lo sapevi? Chi è pure rieta? Io. Ah, tu, è vero. E fuori, invece, tu inizi da leone, come sì. Loredana. Ah, ma lui si vede. Che ariete. Mi tocca, ma così ariete. Ah, io pure, però. Ah, sì, siamo sgamati a vivere. Poi assomigli tantissimo a mio amico che si chiama Paolo. Senza di. E ha dell'ariete. No, non è dell'ariete.
comunque mi diceva, no, Roberto, che a scuola pieno di segni di fuoco. A fuoco e terra. A scuola. Aria praticamente quasi inesistente e acqua poca. Acqua pochi siamo in aria. Chissà perché. Terra e fuoco. Terra e fuoco. Effettivamente. Due parole chiavi però. Effettivamente, allora, da noi i pesci siamo, mi sa, solo io e Elena. Sì. È Chiara? No, dico da noi proprio, cioè non nel senso quando facciamo lezioni. Mm. Sì, Chiara pure pesci, però comunque anche complessivamente siamo solo tre i pesci. Poi chi altri? Poi c'è Scorpione. C'è Peppe che è pure d'acqua. Ah, Scorpione? Sì. Gianmaria Scorpione. Quindi acqua. Giulia, l'altra ragazza di Roma, è Scorpione. Quindi Scorpioncino. È quello più tosto, cioè è quello che sembra meno d'acqua, nel senso che c'è più... Più stabile. È che c'ha un suo fuoco dentro. Io per esempio lo vedo molto più stabile di me. Sì, perché comunque il segno fisso dei segni d'acqua è quello fisso, lo Scorpione. Quindi sì, è più stabile. Sì, sì. Però è pure più decoccio, lo Scorpione. Mamma mia. Però è simpatico. Quando vuoi, cioè nel senso sì, molto simpatico la Scorpione. No, però. Sì, però dico. No. Dico in generale tra Scorpioni uomini e donne. Ah, sì, sì, infatti. Sono simpatici, ma poi se diventano velenosi, diventano velenosi. Sì, eh? Cioè. Beh, se no non è uno Scorpione. Appunto. Poi sono sempre le eccezioni, eh? Comunque terra e fuoco è il vulcano. Quindi il simbolo è... Pure Loredana è molto terra e fuoco. Cosa molto terra e fuoco nel tuo tema natale. C'è un sacco di vergini. Sì. Come si l'hanno visto, ti ricordi? Io non mi ricordo niente, non... Non mi ricordo. Ti ricordo niente. Non mi ricordo niente. Si ricorda più lei del mio tema natale che io. No, mi sembra che c'avevo... Hai diverse vergini. Però non mi ricordo quante, dove, niente. E poi vabbè, doppio leone, sole ascendente leone? Sì. Leone ascendente leone, ma non sembra. Perché in teoria come dovrebbe essere? Ma secondo me c'è. Ricordati la musica di ieri, cioè c'era molto fuoco e molta... Sì, determinazione, sì sì, quello sì, però... Ma le ore scendono le ore e stanno facendo l'attenzione, no? A me, ma tu non ce l'hai visto questa cosa. A me infatti mi va la stessa, secondo me. Cioè, stai dicendo, sì, è molto, magari io ne so, sai che c'è? Mi dà l'idea? Pure io sono leone e dico pure io che non sembra proprio. Ma non è che tutti i leoni dicono che non sembra proprio? Perché sono pazzi modesti, vogliono fare i contesti, però sono pazzissimi. Adesso mi sta venendo il dubbio. Comunque la meditazione di ieri, quella che abbiamo fatto tra di noi, la seconda, io non sono riuscita a concentrarmi, mi addormentavo sempre. La prima... Sì, pure anche altre persone sono addormentate. Allora, la prima... Praticamente qua ci sono tutte, tranne te. Io però pure la seconda... Io la seconda mi sono addormentata un sacco di volte. Secondo me perché poi si crea il campo di sonno, quindi pure chi ha meno sonno gli viene. Comincia uno... Tu, sì, sì. Guarda, allora la prima... Perché io lo sentivo più pesante la seconda. Sentita...
Io la prima perché... l'ho sentita tantissimo bene, è proprio pure mi è piaciuta, ma anche perché l'ho sentita bene perché venivo dalla lezione che aveva fatto lei, che mi aveva proprio... cioè era come se mi avessero messo a letto, rimboccato le copertine, tutto c'è tutto, ma mi sentivo in quel modo. E quindi quando ho fatto quella meditazione me la so proprio vissuta bene. La seconda, veramente 5 minuti dopo neanche, facevo proprio così. Cioè, come, scusa? Facevo così proprio. Cioè io mi sentivo che mi stavo per cascare. Ho fatto no, non può essere. Infatti per un po' ho tenuto gli occhi aperti perché ho detto oh, fammi sveglia per bene. Invece non. Appena li chiudevi? Appena li chiudevo proprio. Stavo così, io mi sentivo proprio che facevo. Mi rialzavo. Dopo invece quelle che abbiamo fatto insieme, no, è bellissimo. Sì, comunque... Allora, ci siamo svegliati un po' tutti. Sì, sì, sì. Ma... perché la seconda meditazione è dopo il rilassamento, quindi... anche quello. E dopo yoga mudra, quindi... Sì, in effetti è comprensibile. Sì, te lo concilio. Però è vero, cioè, quanto ci influenziamo, cioè, quanto ognuno influenza la meditazione. Perché sì. Tutte più o meno ci abbiamo, adesso mi stai dicendo pure io, ci ho avuto le stesse percezioni tue, nel senso che la prima è stata fortissima. Sì, esatto. Proprio, e la seconda invece sentivo che c'era proprio un campo di sonno, sì. Non riuscivo a essere lucida come la prima. Come se, per quanto mi sforzassi, come se proprio sì, qualcosa sì. Mi attaccasse la capacità di veglia. Invece la prima lo sentivo proprio che si espandeva. È la stessa cosa io. Espansiva, capito? La seconda sì. Proprio il sonno totale, quello... E ce la influenziamo a vicenda. Ah. Invece poi le altre di là sono state bellissime. Poi vabbè, abbiamo fatto meditazione anche dopo tutto quello che c'è detto Roberto, che io stavo proprio... Ho mettuto proprio delle parole. Io ho fatto un punto con un'attitudine particolare. Stava brava che stava nuda. Sì, perché tanto ormai il discorso che diceva Roberto per alcune cose le comincio a capire quando si deve forzare. Io ieri sapevo che dovevo nudo stesso, anche se stavo con uno straccio. E quindi, infatti ieri è arrivato Peppe e mi ha trovato tipo sulla sala. Ma te la prendi stasera? No, stasera tanto io devo nudo stesso per forza. Anche perché mi capita spesso di sentirmi non sto bene prima di venire e dopo quando vengo quindi l'ho no, bravo perché in effetti è difficilissimo poi quando stai male prendere una decisione del genere
ci vuole proprio una grossa forza di volontà. Infatti ce l'hai tu. Sì, probabilmente su questo, come ho detto una volta a Roberto, ho detto Dio mi ha dato un sacco di ostinazione perché evidentemente se ne va che in questa vita non lo lavora parecchio. La ricchezza no, ce l'hai, come no. Bella determinata. Quindi ieri io sapevo, infatti mi ho scritto a Roberto, io l'ho preso, questo male, perché quindi se mi viene questo cencia, lui ce lo sa. Però vengo comunque, io sono venuta anche con la febbre alta. Allora, sono uscita yoga e non ce l'avevo più la febbre. Davvero? Sì. Io sono venuta delle volte che avevo quasi 38 di febbre, ho scritto a Roberto, ho detto Roberto io ho la febbre, vengo, se riesco a fare bene, se no io anche me ne sto seduta tutta la sera, però vengo. Io arrivavo lì, dopo un po' del riscaldamento, mi passava tutto e riuscivo a fare tutto quanto. Assurda questa cosa. Perché all'inizio non la sapevo, una volta io avevo la febbre, l'ho fatto e anche quando stai male cerca di pensarti a venire perché ti fa male. Quando il paziente è riscontrato che il paziente era così, quando sta parecchio male è un forzo. Ieri veramente mi è stata male, considera che il mio capo ieri mi ha fatto stare sul divano e mi metteva le perze in testa. Ah sì, è bravo! Ma che avevi? Che avevi? Non lo so, allora io stavo bene, allora la mattina mi sono svegliata che avevo un sacco di rabbia, immotivata. Cioè motivata, io lo so perché ce l'avevo, c'è una mia teoria, ma vabbè, mo senza. Non sono pratica, però secondo me il giorno prima mi siamo andati a casa di amici di Peppe e secondo me io sono andata in risonanza col figlio più piccolo, che è un figlio secondo me che tratta un sacco di rabbia verso i genitori, perché io sono stata, vedevo sempre questo bambino completamente, come si dice? Ignorato. Io dopo un po' che ero lì ho cominciato, non sapevo perché, a sentirmi triste e arrabbiata. Triste e arrabbiata, perché sto così? Non lo sapevo. Dopo tutta la serata, quando ho visto come veniva trattato quel bambino e quando ho visto che quando lo guardavo mi si accentuava sta cosa, ho detto probabilmente sono andata a risolvere questo bambino. Non mi spiego perché. E la mattina dopo mi sono svegliata una rabbia, ma una rabbia che... sul serio, io oggi, cioè, sono arrivata in ufficio e ho detto no, oggi non mi parlate perché non mi piace, no? E quindi questa cosa sono stata tutta la mattina a cercare di far fluire questa rabbia, no? Quindi preghiera, tutto quanto là. E sembrava che fosse scemata un po'. Dopo pranzo torno in ufficio, all'improvviso comincio a sentire proprio un caldo molto forte e dalla pancia mi si è spostato qua e tutto il braccio sinistro completamente bollente che mi formicolava e la testa che mi girava. Sono arrivata in ufficio che non sapevo cosa avesse, a un certo punto io ho detto Dio, ma non è che c'è? Io mi sono vista venire un infarto perché mi sentivo proprio che mi faceva male qui. Dopo niente, mi sono stesa sul divano, mi sono messa, cioè il mio capo mi portava le pezze bagnate perché c'era proprio caldo e quindi mi sono portata tutta questa sensazione fisica fino alla sera, quindi sono venuta ieri sera. Dopo ieri sera facendo la lezione, tutto quanto piano piano è defluito. Non so, è la mia teoria, non so se è quello. No. Sicuramente era qualcosa a livello sottile comunque. Sicuramente, però io ti dico, questa rabbia qua io penso di averla presa dal bambino. Non lo so, perché io ancora molte cose non è che le so interpretare o capire, però io sono arrivata là che stavo bene. Dopo un po' che sei stata questo bimbo, ho cominciato a avere, ma sai questa tristezza legata, proprio un senso di solitudine. E rabbia. Rabbia fortissima. Dopo quando ho cominciato a vedere come i genitori interagivano con questo bambino ho fatto 2+2, completamente abbandonato a se stesso. È stato tutta la sera, prima gli hanno dato il cellulare, poi gli hanno dato l'iPod, poi lo volevano schiaffondare la televisione, poi gli volevano menare perché lui voleva accendere l'attenzione e quindi faceva rumore. Ma i genitori non gli davano l'attenzione, non lo faceva manco sta con noi. E quindi
addirittura la mamma proprio gli ha detto stai fatto sberle, cioè proprio urlargli. E in tutto ciò lui aveva svegliato la sorellina che dormiva. E la mamma prendendo la sorellina gli ha fatto tuo fratello è cattivo che ti ha svegliato. Cioè come si può sentire un bambino? Ecco perché io ho collegato che potrebbe essere lui. Sicuramente, sei così percettiva tu. Guarda, cioè, io se no non lo spiego. Io penso che è così. Dici secondo te? Secondo me sì. Stiamo a chiedere a Nicoletta che albero sarebbe. Ah! Dai, così. Prima che ti viene in mente, che ti piace. Si ama il... Penso bene, ma anche no, il fagiano. No, il fagiano. Il fagiano. Il fagiano è bello. Ah, il faggio è bello. Il faggio. Quello mi viene in mente, però... Il faggio è bello. Vincenza? Cosa? Che albero saresti? Io? Cioè pianta anche tipo... Quercia. Ah. E tu? Non lo so, non ho già pensato. Pensa. Ma sei guai. Non esageriamo. No, non lo so, però... Devi essere proprio a me piacciono tanto le conifere. Devi sentire la risonanza che c'hai, capito? È un albero che mi piace tantissimo, su tutti gli alberi... Dimmi quale. Tipo un abete. Come Alessandra? Paolo? Olivo. E tu Piera? Io lo so già. Eccolo. Lo dico? Sì. Pino marino. Ah, pure tu? Dai. Sì, perché chi l'hai? No, i tori. Quello marino. Il pino marino. Sono belli pure quelli. Pino marino è quello che... Cioè, che qual è il sole? Ma verso il bello, infatti a te quello non ti piace, l'altra volta l'hai denigrato. Quello che c'è il tronco e poi va a scorgere verso il mare. E tu Giulia? L'hai detto? Dritto romano. Limone l'hai detto. Quello con la mia foto perché no, quello marino c'ha proprio... degli stili più vicino a quelli che sono studiati dai bonsaisti proprio. Dicevo, quello che hai scelto tu è un'essenza che piace molto ai bonsaisti. Chi impara a curare il bonsai in base allo stile tende molto a studiare le forme naturali che sono dovute a inclinazioni verso l'ambiente oppure per esempio gli ulivi molto spesso hanno questi tronchi distorti perché ne muore una parte e ne nasce un'altra. E quindi vengono studiati, ci vengono dal Giappone per studiarli. Sì, no, il pino marino perché nasce dal pino, quello cioè, come dice lui, sì, no? Però poi c'è questa protezione verso il mare. Che si chiama in quel modo, quindi mo non gioca per tanto. Che ha lo stile spazzato. Sì, il pino sì. Il fagiano, Nicoletta. Il fagiano! Non ho nuove stelle. Dove sono con il... Lo zitto, non lo so se lo riscapivo. Invece tu, Roberto? La quercia. Mezzogiorno e non mi è dato di sapere i minuti. Perché? Perché con la luce... E 37 qua dice. 12:37. Hai imparato, dite. Conoscevi la risposta. No, perché hai detto anche tu la quercia. Hai imparato, conoscevi la risposta. E tu, Loredana? Io l'alloro, il lauro. Bello l'alloro, c'è un profumo. Il nome mio è... Allora ragazzi, teniamo conto delle esigenze di Vincenzo, Alessandro e Giuseppe, rigiriamo, andiamo all'aereo. Le esigenze di... Mi sembra sudare, io sul peschetto. Ah, è una battuta. Ciao, veri so questi fagiani. Questi sono fagiani. Vediamo Nicoletta. Nicoletta, le sparte. Sono alti, eh? Questi per calderi sono. I lecci, credo. Lecci, sì, pure secondo me. Cavolo, faccio le goccioline.
ma anche il video se che su sul gruppo l'avete messo? Che video? O se di tu che ti c'è? su YouTube l'avete pubblicato? L'ha pubblicato, sì. Cioè. Ma ti ci vede veramente? Ma sì. Un po' mascherato in mezzo alle foglie. Ah, l'hai visto? Subito! Comprate anche io, poi che stavo detto gli hai andato. Ho fatto il buffa. Ah, è vero! Era pubblicato con un tipo. Scusa. Le riprese della papera sono belle. Bellissime. Eccole. Cavolo, quanto è bello qui. Le ride. Sai che ora me lo mangio quel pezzettino?
Vabbè, no, finiamo sopra, mangiamo. No, perché sennò poi tutti insieme. L'una e mezza. Almeno. Arrivare Gesù e poi ripartite. Più o meno, sì. Verso, guarda, due e un quarto al mare. Tanto per discendere ci mettiamo una mezz'ora. Siamo alle macchine alle 3, alle 4 siamo a casa, dai, sì. Anche perché se poi mamma non ti vede arrivare comincia questo stato d'ansia cosmico. Io ho già detto mentre salgo le scale di casa. Guarda, se non sbaglio i conti, ho rifatto i conti, dovresti essere uno però. Però ha senso direi vergine come ascendente. Però rifacendo i conti, due che ora di preciso? E io mi ricordo, perché me lo ricordo, il sera 6 di domenica alle 2, alle 14. Alle 14, quindi va tolto pure l'ora del, dell'ora legale. Ma posso pure sbagliarmi, bisogna rifarlo su internet, non sti viaggi. Perché se, da come conto le ore io dovresti essere uno. Però dalle caratteristiche che sento è vero. Però io sono nata alle 4 e un quarto, pure io sono vergine. Vergine. Ma tu sei nato altri mesi. Ah, ok. Il conteggio si sposta in base a quando parte, cioè capito? Comunque stiamo notando che ci sono tantissimi ascendenti vergini e ascendenti sagittari. Sì. Sì, sì. Cioè, ovunque vado, ascendente vergine e ascendente sagittario. Sì. Tu Bert, lo sai? Non resti sagittario. Mi sai? Sì. Ascendente. Ah, mangiare adesso, dai, mangiamo sull'erba, ci manca 5 minuti. Io ho preso solo... Io più...
improvvisata. Quante zanzare? Sa quei zanzare. Sta piena di muco fino a qua, se parlo pure al telefono ce la faccio proprio a salire. Un raffreddore assurdo che mi fa respira male, quindi vado in affanno. Oddio, è il solito, il raffreddore che ti porti dietro da un po'. Sì, ho cominciato lì con l'aria condizionata, un po' a scuola, un po' anche nei posti dove entri l'aria, boom. Senti, poi domenica la messa, fin da tardi. No, poi appena te ne sei andata abbiamo preso l'ostia. E poi niente, è finita. Hanno dato non dei premi, penso, vabbè, degli stemmi, qualcosa. Sì, vabbè, sono delle cose che fanno. Sono stata tanto contenta che sei venuta pure tu. Sono stata tanto contenta pure tu. Solo non ci ripensavo proprio, che sapevo che era la festa della Marina, infatti ti avevo detto, ora ci stanno gli spari, però la messa proprio giù, la chiesa non ci... Sei stato forte. Allora, nei tratti dove ci sta il sole si sente proprio come se uno ti dà una sfiammata con una fiamma. È un nocciolo? Il nocciolo è l'albero che ha scelto Chiara. Sì. Vediamo un po'. Dove stai? Che bello, non pensavo si trovasse così. Non sapevo si trovasse qui. Cioè, nel senso, in questo tipo di bosco, non sapevo proprio. No, i noccioletti sì. Sono noccioline quelle. I noccioli sì, sono quelle selvatiche, a volte manco li fanno. Magari cascano per terra, magari dentro c'è poco niente. Ah, ok. Queste le mangiano gli scoiattoli. Infatti, la porta diceva che ci sono gli scoiattoli. Sì, infatti, sei proprio preciso, il nocciolo è per te. No, sai cosa che a me, quando ero piccola, mia zia c'ha un nocciolo in giardino. E quando sei piccola ti ci puoi mettere su quei rami, capito? Quindi c'è quella cosa sì. Proprio che sei coccolata dall'albero. Sì, sì. Grazie.
c'è dove le cose. Il verde. Ma non fai frutta? C'è una bicocca, anzi due bicocche, cioè, se non avevo solo mangiato. Un pezzo di vicentero, mi vuole? C'è un pezzo di vicentero? Io su quello tu. Io non ho la prospettiva così, ma... Non va bene tanto, però... Però questo... Che ho detto? È proprio questa. Mi manda la mano, non doveva qui, c'è stato più di ora, questo è tutto. Non ci penso, devo portare il segno, però fondamentalmente no. No, no. Probabilmente un incrocio, ha un incrocio. Io ho avuto un cuccio a fare parte di cucina con i bambini, c'era un po'.
In effetti è vero, no? C'ha le sembianze, ma no? Poi c'è il lungo, più lungo. Ecco perché non ritrova in casa. Io sento ripetere sempre gli stessi nomi, riporta sempre lì. Piccio un attimo il... Una fila cartina quella. Sì, però rimango sempre nello stesso punto. Vediamo che ci dice. Siccome stanno sbracciando in tre, quindi... Sono un po' di roba, quindi mi sembra che la loro 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 roba, quindi mi sembra che
questa è una prova di cuore per sì. Siamo a 1130. Siamo in più. Sì, noi andiamo poi in più. Più altro noi che per fare dobbiamo pure far piccare. No, noi non abbiamo questo problema. Stavolta è vero. Cioè stamattina era morto per uscire. No, perché considerando che stasera non sappiamo da che ora torniamo, la cagnolina la facciamo uscire almeno una mezz'ora, perché sennò poi poverina dentro casa la stessa prova. Quindi torni, ti fai la doccia, fa scittare. Sto pensando a mamma. Sto sentendo qualcosa. Hai sentito? Ho capito bene? Sì, hai capito bene. Tocca a te? No, tocca pure a te. Vabbè, ormai. Io ho tanto dai, organizzate. Nicoletta fa l'arbiretto. Sì, sì, Nicoletta mi sposta di farlo, di saggi, fa la reaction. Sì, tu fai l'arbiretto, Nicoletta. Tu fai la coreografia. Mi sbaglio, però non ho quello di questo. Dobbiamo fare una cosa più... Ma siamo in tre. Ah, infatti io faccio il palo oggi la tempo sembra che partecipi. Ah, perché Chiara no, a che cosa? Sì, no, io al massimo posso fare il dito coreografo, sì. Poi c'ho il momento capareno, non so le... Tu e Paolo vai giù. Esatto. Allora sì, no. Chiara è la presentatrice. Bravo, ok. Cos'è? Grazie. Ho studiato due teatri. Fallo girare. Tieni, grazie. Grazie. Quindi Chiara presenta? Zenzero. Siamo qua. Ho fatto di persone, ma non ho visto che lavorano con i a Nuova Nelly Street. Basta che c'è la rotatoria. Il problema è che c'è la rotatoria. Ma che è successo questa roba? Ho saltato addosso. Che fatto? È stato un problema con una rotatoria. Però. Che fatto? Che ha? Lui mi ha detto che è uscita. Però voleva, lui è un po' strano, quindi non capivo dove dovevo uscire. Quindi non so. Si è accucciugliato. E poi ha detto... si accomodi a destra e scelta. No, in realtà poi l'ho fatto con il ah, ma durante l'esame di guida? Sai, di guida non passata. Ma solo per questo non l'ho fatto passare. Mazza, però sei vero. Ah, dai. A Davide per bocciarlo se dovete imbarcare. Tra l'altro poi l'altro giorno toccava. L'ha ripreso? Sì. Ma non durante l'esame. No, non durante l'esame. Ah. Non c'è un problema con gli specchietti. Sì. Dai, ora non andare in misura. Vabbè, mo tra un po' le misure le prendi. Sì, tra l'altro poi gli specchietti. Sì,
cugino. Il semaforo, passi semaforo, no? Vai giù un secondo. Thank you.
Thank you.
guarda laggiù sulle una delle orecchie c'è una dritti, di agurra. Non piove, dai. Ma che piove? Andati via, andati via, andati via, dai, non c'è più un modo. Modo caro non c'è. Cercate proprio di capire come stanno assenti le persone, rendetevi conto di quanto lo siete anche voi per la maggior parte, se non per la totalità del tempo. Cioè si parla e ci si muove, si agisce solo in maniera meccanica, senza un minimo di consapevolezza. Solo del male. Automatico. Thank you.
organizzato, ragazzi. Siamo trasgressori.